Ciao Bethes.it, la mostra del Covid, 77esima edizione della mostra del cinema di Venezia. Siamo qui, cerchiamo di essere normali, anche se nella sala in cui ho visto Lacci di Daniele Luchetti, apertura di questa 77esima edizione della mostra del cinema di Venezia, eravamo separati, eravamo lontani, c'era Francesco Castelnuovo che stava lontanissimo. Ed è un film che mi ha molto colpito in questo frangente, perché è un film sul disagio ed è un film su una famiglia imperfetta, è un film sulle generazioni, è un film sui ruoli, su madre, padre, ma anche marito e moglie, figli, ma anche fratello e sorella. Grande cast, film di sistema, e quindi Alvaro Orvagher e Luigi Locascio, coppia giovane, che diventano con una certa forzatura Laura Morante e Luigi Locascio, coppia vecchia, lui Laura Morante e Silvio Orlando, coppia vecchia, e i bimbi, che sono molto carini da piccoli e che da grandi diventano Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini. Sono una coppia, Aldo e Wanda, Locascio e Rohrwacher. Lei poi la gonfiano un po', secondo me le hanno messo anche dei rinforzi ai fianchi e al seno. La Rohrwacher è un'attrice, è bellissima, ha un corpo splendido. Soldini la fece ingrassare per le scene di sesso con Favino in Cosa voglio di più. Qui Luchetti non la fa vedere in nudo integrale, ci sarà Linda Cariti in nudo integrale, e quindi hanno Alba, secondo me l'hanno un po' gonfiata, perché deve diventare poi Laura Morante, che ha un corpo sodo e rigoglioso, anche se non è mai inquadrato da Luchetti. Quindi ok, nella prima scena si vede Alba che un po'... Allora, è un film che racconta molto bene, secondo me, i nostri genitori, perché è una generazione che... Il divorzio arrivò a metà degli anni 70, ma loro non l'avevano ancora ben metabolizzato. Allora, chi sono Aldo e Wanda? Lui è uno di questi maschi tipici del dopoguerra italiano, senza arte né parte né sì né no, ma che fa una carriera strabiliante in radio, parla di libri, ed è molto bello quando parla di libri, perché quando parla di libri è molto romantico e parla di se stesso e usa il suo lavoro in chiave autoanalitica, e questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo, mi ha parlato moltissimo. E poi, e quindi parla di Fitzgerald, parla di Malacqua, e parla di libri, e ha una carriera enorme, quindi è uno di questi maschietti tipici del dopoguerra che senza apparente sforzo ha una carriera pazzesca, e questo lo porta sicuramente ad avere dei problemi col suo ego, il desiderio, altre donne. Si può lasciare Wanda. Wanda è un'insegnante, di lei sappiamo pochissimo del lavoro, è un'insegnante molto più in difficoltà rispetto a Aldo, e questo è un film che fa vedere il maschietto posato, ovviamente, che ha lo studio, che va a Roma, che lavora alla Rai, mentre di Wanda sappiamo a un certo punto solo del lavoro una frase molto veloce che fa capire una grande fatica, un grande sudore, una grande corsa, tre classi in quartieri molto lontani l'uno dall'altro. Allora subito c'è la supremazia del maschio, e subito c'è la debolezza di Wanda, che non lo manda a quel paese, perché alla fine poi il film parla di questi due che non si riescano a lasciare, e questo è molto affascinante, perché è il problema del film, che non ha soluzione. Il film non vuole essere definitivo, il film non vuole nemmeno essere un drammone. Il film è un drammino di questa famiglia dove i punti di vista sono fondamentali, e i ruoli che loro hanno sono diversi a seconda del punto di vista. E Luchetti fa un film molto straziante sul nostro osservarci e sull'identità e i ruoli che assumiamo negli occhi di chi siamo, e questo è molto vero. È un film che piacerà sicuramente dai 40 in su, perché quando io parlo con mia sorella dei miei genitori abbiamo due punti di vista completamente diversi, e parliamo dei nostri genitori, ma i nostri genitori non sono mamma e papà, sono Claudio e Antonella, ed erano due ragazzi dell'Italia, e bisognerebbe, ecco perché mi piacciono i film in cui andiamo indietro nel tempo, Ritorno al futuro, Il cielo in una stanza, che è uno dei più belli di sempre, e vediamo i nostri genitori in un modo diverso, no? Perché sono anche persone diverse da quelle dal ruolo che hanno assunto nella nostra vita. Questo è un film che ce lo ricorda, perché assume vari punti di vista e varie dimensioni temporali, ma non abbiate paura, non è Tenet, lo capisci, anzi più lo vedi più lo capisci. È un film fastidioso, è un film di cazziatoni, è un film di litigate, cioè a un certo punto c'è Silvio Orlando che urla come non ha mai urlato in nessun film,
e nemmeno quando sfonda la macchina alla fine del portaborse, che era appunto il film che lo rese molto importante dopo quel bellissimo esordio al cinema con Pallombella Rossa. E di chi era? Era di Daniele Lucchetti, ok, che di Moretti era stato assistente alla regia per Bianca e per La messa è finita. Il cameo di Lucchetti che io amo di più nei film di Moretti è nella messa è finita, ed è il signore che va al catechismo e per il corso prematrimoniale e non smette più di ridere, fa una battuta, non smette più di ridere, Don Giulio Moretti lo accompagna e lo manda via. Ok, era stato qui in concorso con Piccoli Maestri 98 partigiani, qui questi non sono partigiani, ma c'è una guerra. E c'è anche la resistenza che uno si chiede: ma perché siete rimasti insieme? Si rimarranno insieme per sempre Aldo e Wanda? Questo è un film che esce al cinema, è di sistema, è borghese, è per le coppie borghesi, è per i figli borghesi, è per chiunque voglia un attimo entrare dentro questa follia che sono le nostre famiglie, questa bellissima follia. E cioè, non accade nulla di pazzesco, va bene, sì, ci saranno scene forti, forse qualcuno si getterà da una finestra, però è un film molto anche di passività, di mugugni, ci sono molti versi così, e Locascio diventa Silvio Orlando, ma è un Locascio non Totuccio Contorno, esplosivo del traditore di Bellocchio, è un Locascio con la guancia in dentro. E soprattutto Orlando c'ha la guancia in dentro come post ictus, ed è molto raggrinzito come uomo. Chi è Aldo? Questo ometto di grande successo, questo uomo banale che non scriveva come Dante Alighieri, come dirà qualcuno, e che ha avuto un grande successo e forse si è trovato in difficoltà perché non sapeva più che cosa voleva essere. E poi c'è l'altra, che è l'amante, che è una splendida Linda Caridi, che i ricordi di Valerio Mieli mi aveva, diciamo, un po' deluso perché era troppo Alvar Orvager. Qui forse che col fatto che la sua antagonista è Alvar Orvager cambia anche un po' il modo di parlare, perché i ricordi, se tu chiudevi gli occhi, sentivi Alvar Orvager, allora io dicevo: questa attrice ha un problema, parla come una grandissima attrice italiana. Allora ci vorrebbe Osorn per metterle una contro l'altra in un noir erotico, Linda contro Alba. Infatti si incontrano per le scale e Alba tira fuori quella parte horror che io amo moltissimo, Horror Queen di Angry Hearts di Costanzo, e quindi quando Alba si arrabbia e te guarda c'hai veramente paura. Linda Caridi è un'Alba Rohrwacher più vitaminica, più alta, e sono fantastiche insieme. Mi piacerebbe tantissimo un film dove si scontrano. C'è questo momento ed è bellissima l'intuizione di mettere due che parlano quasi uguali, no? In una situazione del genere. Peraltro è molto credibile dal punto di vista erotico, perché ti fa capire perché Aldo è eccitato da Lidia, si chiama Lidia il personaggio di Linda Caridi. E allora andiamo avanti e indietro nel tempo: chi sono, chi non sono? Lui è un maschio italiano del dopoguerra, sì, lo conosciamo. Lei è una donna italiana del dopoguerra che non ha avuto la forza di dire a questo maschio: sai che c'è, mi hai rotto le ovaie, ciao. E Luchetti l'ha raccontata, una donna così, era sua mamma, ed era in Anni Felici che racconta l'infanzia di Daniele Luchetti. Quindi questo film è interessante perché c'è un blocco su appunto una donna in difficoltà, e poi ci sono questi maschietti che sono più in cerca del compromesso. Quindi è un film, ripeto, molto che mi ha messo molto a disagio, perché non ha ragione nessuno, non ha torto nessuno, non ci sono particolari vittime e carnefici, sono entrambi vittime e carnefici, Aldo e Wanda, semplicemente per il fatto che hanno questa tendenza quasi, appunto, che diventa maniacale al non lasciarsi laddove no, invece avrebbe potuto portare da altre parti. Poi c'è l'altra, che è molto affascinante come personaggio, che è Lidia, che però appunto va in HIV, che pure povera Lidia, se diventi poi, se cambi ruolo, che cosa ti succede? E poi questi figli, che sono appunto passivi, fuori campo, piccoli nell'inquadratura, poi crescono e tirano fuori appunto questa rabbia di aver osservato qualcosa da lontano. È un film tutto sui punti di vista, ragazzi, tutto sui punti di vista. C'è una scena bellissima di litigio che non è sonorizzata perché il punto di vista è da dentro una macchina ed è di una persona che è una bambina. Chi avresti voluto come madre? Che vita avresti desiderato? Sei un bambino che sta sempre zitto, ma forse sei l'unico che ha aperto un cubo che sembrava non poter aprire, quindi sei l'unico che ha scoperto un segreto, però non l'hai comunicato. Come reagiamo di fronte ai segreti dei nostri genitori?
Vogliamo sfondare tutto o ci teniamo tutto per noi? Che cosa siamo in relazione a loro e che cosa siamo in quattro? Che cosa siamo in uno e cosa siamo in quattro? E questo film parla dei singoli e parla del collettivo. Il collettivo effettivamente non si è ben, devo dire, compattato nel corso del tempo e quindi il fatto che questa famiglia noi la vediamo attraverso tutti i ruoli separati anche all'interno di scene in cui ci sono le coppie ci mette molto a disagio e ci fa pensare appunto che ognuno l'abbia vissuta a modo suo. È un film di interni, è un film di passaggio del tempo, presente Aldo e Wanda sono Silvio Orlando e Laura Morante, passato Aldo e Wanda sono Luigi Lo Cascio e Alvaro Orvacher, poi c'è Lidia che è Linda Caridi e poi ci sono Anna e Sandro che sono dei bimbi molto bravi nel passato e poi diventano Giovanna Mezzogiornale e Adriano Giannini. C'è un gatto che si chiama La Bess e voilà, è difficile soffrire in modo simpatico. Questa è una cosa molto bella. Poi il tradimento è la forma il tradimento ci conduce al mondo della coscienza. Jung diceva che il senso dei nostri peccati è che dobbiamo assumerceli tutti. Ricordatevi queste frasi quando lo vedrete perché il film gira tutto su questo e soprattutto forse la cosa da maschio che mi è interessata di più è la capacità di sublimare il rapporto con Wanda che Aldo ha nel momento in cui va a parlare in radio. Perché lì, per una propaganda di se stesso e per una sorta di seduta psicanalitica totalmente demagogica con un pubblico che lo ama e con una struttura editorialmente che lo ama, lui è come se in quel momento riuscisse a mettere a posto, prima di tutto nei confronti di sé, dal suo punto di vista, questa storia d'amore molto forte, molto particolare che ha nei confronti di questa creatura molto particolare che è Wanda. E questo, devo dire, quel momento è un qualcosa che probabilmente non arriva immediatamente. Questo film di Lucchetti va rivisto perché è un film. I lacci sono abbastanza intricati ed è molto più complesso di quello che può apparire all'inizio per questa sua impostazione star system con questi grandi attori, questa struttura temporale, scenona, scenona, scenona. Ciao, avevo detto a Benny che facevo corte. Apertura, l'anno scorso c'era Hiro Katsu Koreeda con un'altra famiglia, con Catherine Deneuve che era indistruttibile, invece questo film sono tutti manco distruttibili, sono tutti distrutti in questo film. E questo, devo dire che pone questo film in una zona pericolosa, no? Gli devi voler bene a sto film, che è un film antipatico su antipatici, e quindi gli voglio bene, perché metterlo in apertura. Capito? Dopo Chazelle First Man, dopo Hiro Katsu Koreeda con la famiglia francese con Catherine Deneuve e Binoche, insomma, è il film perfetto per l'apertura della 77ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, così difficile e con tutti questi pensieri un po' foschi che abbiamo in testa. È un film perfetto per questo momento. Daniele Luchetti, io ci faccio pace, non mi era piaciuto per niente, Momenti di trascurabile felicità con Piff, che era anche molto maschilista come film. Questo è un film invece che non è maschilista, non è femminista, è un film che dice che avevamo tutti dei grossi problemi, tutti dei grossi problemi in quell'Italia lì. Mariti, mogli, figli, figlie, fratelli e sorelle. Ciao, Bad Taste!